Siamo qui per presentare Maria, gli diamo il benvenuto, ma gli diamo soprattutto un bentornato. Prima delle vostre domande, subito la parola al nostro team manager Sandro Melli per il suo benvenuto ufficiale da parte della società. Un saluto a tutti quanti le persone presenti, a voi giornalisti. Come ha detto Maria Luisa, bentornato, non è un benvenuto, ma è un bentornato io lo chiamo Mac, che è tornato con noi. È stata un'operazione difficile, soprattutto per i tempi, perché credo che è stata un'operazione complicata, perché la tempistica era veramente molto stretta. Comunque credo che la città abbia fatto veramente degli sforzi importanti, sotto l'aspetto sia economico che comunque di impegno e di lavoro. Grazie a Mac e a tutti i suoi collaboratori, il suo procuratore, perché credo che abbiano voluto fortemente tornare a Parma. Noi conosciamo il ragazzo benissimo, sappiamo le sue qualità sia tecniche che umane. Felici del suo rientro, so che ci dà una grossa mano, già si è visto lavorare già da stasera. E niente, vi faccio un grosso in bocca al lupo. Convocato? È convocato, ragazzo è convocato, è ritiro con la squadra. Dunque è a disposizione del mister Donadoni, dopo sarà una scelta del mister se utilizzarlo oppure no. Dunque, da parte nostra, veramente felicissimi del rientro di Mariga alla corte del Parma Calcio. Prego con le vostre domande. Ciao, bentornato. Noi conoscevamo un grandissimo Mariga che 2 anni fa è andato a Parma per andare all'Inter. Il Mariga di oggi, dopo 2 anni, come è diventato? Pensa un po' a esperienza perché ho giocato squadra come Inter, quindi adesso un po' esperienza di calcio. Come ti sei trovato in Spagna? Era bene, è bene dai. Prima di te anche Gagliani ha fatto lo stesso percorso, era dall'Inter, poi tornò da Parma. Evidentemente qui, questa squadra, questa città, ha qualcosa che gli è rimasto nel cuore, decidere di tornare. Sì, per tornare qui per me sono felice perché è stato qua e poi questa città mi ha dato un'altra chance per ritornare in squadra, quindi sono troppo felice. Le tue caratteristiche sono rimaste le stesse che conoscevamo, centrocampista, forte, di potenza, bel tiro da fuori. Sì, dopo vediamo dopo in qualche se io c'è chance di giocare, dopo vediamo cosa io faccio. In Spagna sono anche migliorato tecnicamente. Michele Angelica, Teleducato, benvenuto anche da parte mia. Ti chiedo come ti vedi in questo Parma, se hai seguito il Parma, se conosci un po' la squadra, e poi ti chiedo anche di parlare un pochino della tua esperienza in Spagna, che cosa non ha funzionato. No, Spagna era bene, però c'era un po' problemi così dopo. Parma mi ha dato questo chance di tornare, quindi sono contento per questo. Ne approfitto solo una cosa per Sandro Melli, è una curiosità, ma è vero che il vero scopritore di Mariga sei stato tu o no? Non sono stato io, sono stato una persona che è andata a visionare il Mac l'anno prima che poi è stato acquistato al Parma Calcio. Una persona che è andata a visionare, poi ha dato un esito, una relazione positiva. Dopo la scoperta è stata fatta da chi all'epoca era direttore sportivo, comunque i preparatori che l'hanno procuratore che l'hanno proposto poi al Parma Calcio. Io sono andato soltanto a fare una visione. Però il parere è stato positivo. Da parte mia, il parere è stato molto positivo. Io volevo chiederti, Mac, com'era stato il tuo addio a Parma a suo tempo e com'è il tuo ritorno? Perché si erano sentite, secondo me, un po' di imprecisioni, nel senso che si era detto da qualche parte che non ti eri lasciato bene. Io sono testimone, sia pure non diretto, di tue lacrime quando ti era stato comunicato il tuo trasferimento all'Inter. Corrisponde al vero? Com'è? Se quando eri andato all'Inter ti era dispiaciuto, diciamo, se era vero che ti eri messo a piangere perché non volevi lasciare Parma e appunto
appunto, se tieni a questa città, come è stato il tuo rapporto allora e com'è il tuo ritorno oggi? Sì, per lasciare Parma era un po' difficile, però con i giocatori di fare un po' di esperienza anche fuori, quindi Parma mi ha dato quella chance di andare fuori per fare mia esperienza, è fatto, dopo adesso un'altra chance per ritornare, quindi sono felice per quello. Quando ti hanno parlato per la prima volta della possibilità di tornare a Parma? No, parlava, però magari era come scalzava, però non so se era, non era troppo concreto, però parlava solo per con qualche giocatore, per scalzare così, però adesso è arrivato. Tu hai voluto fortemente tornare qui a Parma. Nel calcio sono sempre meno le bandiere, cioè i giocatori che legano la loro carriera a una società. Questa è una tua aspirazione, cioè quella di fare tanti anni a Parma e diventare un giocatore simbolo? Sì, però cosa importante è fare, stare qua e fare bene, devi Parma stare, fare come sto facendo altri anni, quindi l'importante Parma fa bene. Hai perso un po' la dimestichezza con l'italiano, dai. Ciao, senti, come ti hanno accolto i compagni di squadra, insomma, già quelli che già conoscevi? Sì, c'è altri, quella stato con loro 3-4 anni fa qua, quindi conosci loro. Tutto bene? Sì, si può dire che sei tornato a casa? Sì, si può dire, no? Sì. Ok. Posso dirti che all'arrivo sembrava che non fosse mai andato via. Dico, la parola che ho avuto dai compagni, dalle persone che lavorano lì, sembrava che non si fosse mai allontanato. Ma tu quando hai giocato l'ultima partita? Penso tre settimane o un mese fa. Ma ti sei sempre allenato dopo? Sì, sì, sì. E oggi fa stare con i padri? Sì, oggi è iniziato anche ieri. Sì. Sì. Quanto per scendere su di che campo? Per me è 10 di vista. Certo, la Juventus? Non puoi parlare di quello. Adesso no. Ciao ragazzi. Allora, facciamo la foto di rito, magari prima per le telecamere, se voi state seduti in un attimo.